Where are we? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Sì, bentrovati per un'altra puntata di Non di Solo Pane. Oggi avremo diversi interventi, oltre che il nostro Don Angelo, anche Don Giorgio che ci ricorda il compleanno della Caritas e ancora Tonio Dell'Oglio con la sua riflessione sul Vangelo della Domenica. Prima di lasciare la parola al nostro Don Angelo, volevo solo così condividere con voi questi giorni anche faticosi, dove si vede un linguaggio, soprattutto nei social, ma non solo, anche nei mezzi di informazione, a volte anche nei politici, superficiale e a volte cattivo. Penso, per esempio, così, c'è la nazionale di calcio che gioca in questi giorni, siamo tutti allenatori. C'è stata la tragedia della funivia, 14 vittime, siamo tutti ingegneri, procuratori della Repubblica, abbiamo già deciso tutto, siamo esperti di tutto, anche dei cavi di acciaio. Non si è trovato per qualche giorno, due notti, quel bambino sul Mugello, Nicola, poi è stato ritrovato. Già prima alcuni dicevano finirà male, siamo sicuri, ma che genitori sono? Toglietegli il bambino, chiamate i servizi sociali. Una violenza, un'arroganza, una presunzione, perlomeno un'invadenza, supponente e giudicante, che credo non aiuti a incontrare, a creare comunione, a creare una società diversa. Per questo poi Tonio ci parlerà anche della carezza. Mi sembra che siamo più predisposti a dare sberle che non a carezze. E invece Don Angelo, sempre vivace e vitale con i suoi ragazzi e ragazze del Grest, ci fa questa riflessione. Gli diamo lo spazio. Caro Don Renato, care amiche e amici di Non di Solo Pane, grazie per il collegamento che mi mandate. Oggi sono in compagnia di due signorine qui accanto a me e sono al Sacro Monte della Trinità, dove svolgiamo gran parte delle attività del centro estivo. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti gli animatori che si mettono gratuitamente al servizio di questa attività, che durante l'estate è una delle cose più belle che le comunità cristiane possono proporre, con tanti bambini e ragazzi che giocano, collaborano insieme, crescono insieme, cercando di fare una cosa che abbiamo scritto sulle nostre magliette. Posso farvi vedere cosa c'è scritto? Che anche il bene deve fare casino, anche il bene deve fare casino. Speriamo di farne abbastanza, sia con le urla, i canti, ma sia con il comportamento. E il Vangelo di questa domenica ci parla di due donne, una di 12 anni e una che da 12 anni invece è ammalata, due persone che indicano forse un'intera età, un'intera vita. Quasi a dire che nella nostra vita ci sono delle sofferenze, ci sono delle cose brutte, ci sono delle tempeste, come già abbiamo detto domenica scorsa, ma come fa quella donna a toccare il lembo del mantello del Signore, cioè attaccarsi all'amore di Dio, a volte ci aiuta a superare le fatiche. Non vuol dire che ci verranno tolte, ma vuol dire che possiamo avere un po' più di forza per affrontarle. In ogni tempo della nostra vita, scoprire l'amore di Dio e scoprire che anche il bene deve fare casino è una delle cose più importanti anche a un centro estivo. Voi vi state divertendo al centro estivo? Sì, molto. Tanto. Tu che classe fai? Quarta. E tu? Seconda media. Quarta elementare, seconda media. Abbiamo fasce di età di vario tipo, ma l'importante è che si divertano e che imparino giorno per giorno a far sì che anche il bene faccia casino. Dal centro estivo Upside Down della Trinità di Giffa, a te la linea, Don Renato. E come annunciato, diamo adesso la parola a Don Giorgio, direttore della Caritas diocesana di Novara. Si svolge proprio in questo fine settimana un importante evento a Roma per tutta la Chiesa italiana, è il compleanno della Caritas. Sono passati 50 anni, 1971, da quando Paolo VI, attraverso una profonda intuizione, disse: voglio un organismo pastorale che animi le comunità, che educhi, che faccia crescere sul tema della carità. 50 anni, un'intuizione profonda di Paolo VI,
per cui la Caritas italiana nacque, si diffuse in tutte le nostre diocesi e ancora oggi vuole essere questo organismo pastorale che non è dedito soltanto a fini assistenziali, ma vuole essere davvero un organismo che è capace di far crescere la carità tra i nostri cristiani e all'interno delle nostre comunità. Allora, un appuntamento attraverso il quale ci chiediamo se siamo stati fedeli a questa missione, se siamo stati capaci di far crescere la carità in mezzo a tutte le nostre comunità cristiane. E poi l'anno prossimo, 2022, ricorderemo il 50° della nostra Caritas diocesana, l'intuizione di Donaldo Mercoli con tutta la diocesi di costituire anche questo organismo pastorale nella diocesi per essere capillarmente presente tra le varie comunità e far crescere la carità. Allora, dicevo, un appuntamento interessante per interrogarci sull'identità Caritas, su come siamo capaci ancora oggi di far crescere questa sensibilità, questa attenzione, questa vicinanza in tutto quel mondo delle fragilità. Buon compleanno Caritas, speriamo davvero in questo prossimo periodo, in questo prossimo anno, di riuscire a fare degli incontri per arrivare un po' ovunque e per interrogarci sul grande comandamento della carità che Dio ha voluto per la salvezza di tutti gli uomini. E allora buon compleanno alla Caritas, grazie a Don Giorgio. Ricordiamo anche un'altra data, il 26 giugno del 67 moriva Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana. Andiamo a riscoprire questa figura, magari leggiamo anche qualche testo famoso da Lettera a una professoressa, all'obbedienza non è più una virtù, a esperienze pastorali. E adesso andiamo ad Assisi da Tonio Dell'Oglio. La pagina di Marco al capitolo 5, dai versetti 21-43, e ci viene proposto come il Vangelo di questa domenica, è talmente particolare e carica anche di significati che al termine, forse più coerentemente, invece che dire parola del Signore, dovremmo dire corpo del Signore. Così come diciamo corpo di Cristo al momento della consacrazione eucaristica o della distribuzione della comunione, no? Perché è un brano in cui più che le parole parlano i corpi di una donna afflitta da 12 anni da un'emorragia che non si blocca, la tormenta, il corpo di una bambina di 12 anni che purtroppo è morta. E Gesù tocca o si lascia toccare dall'una e tocca l'altro, che è un gesto impuro, rende impuri toccare una donna nel ciclo mestruale e toccare il cadavere di una persona morta, un morto, una morta in questo caso. E allora, al contrario, qui invece queste persone si purificano venendo a contatto con Gesù, cioè la purificazione qui intesa come riprendere vita, vivere in pienezza. E quindi questo è tutto un brano fatto di piedi in cammino, di persone che si incontrano, di mani tese a toccare, che stringono altre mani. È un Vangelo che comunica con i gesti, quindi, più che con le parole. E allora, che forse non voglia dirci di far riprendere la parola alla sapienza delle mani e dei piedi e dello stare e dell'andare? Perché quando le parole lasciano spazio ai gesti, avvengono miracoli. Il contatto fa in modo che la vita riprenda a fluire tra le persone. È come una sorta di trasfusione di sangue, e il sangue significa appunto la vita tra le persone. E allora mi viene spontaneamente di pensare a quella foto in cui un migrante appena tratto in salvo si abbraccia a questa ragazza che lo soccorre. Non so perché questo pianto di sto ragazzo che abbraccia la sua soccorritrice abbia fatto tanto scalpore. Oppure l'abbraccio di Nicola, 21 mesi, che si aggrappa alla divisa del carabiniere mentre viene tratto in salvo e ha commosso tutti. Insomma, questa pagina del Vangelo è una delle tante pagine in cui Gesù batte
balza oltre il muro della pelle, perché la pelle talvolta è una dogana, è un confine, è una frontiera. Ma se Dio si è messo nella pelle di un uomo e ha assunto quel corpo, tutto il corpo umano è redento e nulla vi è di impuro, anzi è divino, e le carezze salveranno il mondo. E dobbiamo ritrovare il coraggio delle carezze, casomai dare più spazio al silenzio più che alle parole, e fare in modo che quello spazio venga occupato da gesti e segni significativi che redimono. Il coraggio delle carezze salverà il mondo. E grazie anche a Tonio Dell'Oglio, a Don Giorgio, a Don Angelo. Ricordo che gli interventi di Tonio Dell'Oglio li potete trovare sul sito www.mosaicodipace.it. E in questi giorni ha fatto molto discutere anche il valore dei gesti, dei simboli, dell'inginocchiarsi contro il razzismo, se è opportuno farlo o meno la nazionale di calcio. Ne avevo parlato anche nel TG di martedì scorso, qualcuno mi ha chiesto di poterlo rivedere. Vi saluto lasciando lo spazio a quel servizio già andato in onda martedì scorso. Noi ci vediamo, come sempre, venerdì prossimo. Arrivederci. Sì, bentrovati. Ho scelto questo sfondo con una porta di calcio di un campettino perché siamo nel periodo degli europei, ci sono tante partite, io non sono così sfegatato per il calcio, ma è un fenomeno di massa con cui dobbiamo fare i conti. Si discute anche dell'opportunità o meno di inginocchiarsi, anche alcuni della nazionale di calcio italiana lo hanno fatto, quelli del Belgio lo hanno fatto tutti, in Italia solo qualcuno, è conformismo, non serve a niente, tanto sono pieni di soldi, ci vuole ben altro, oppure qualcuno dice io mi inginocchio solo davanti a Dio, bisognerebbe anche inginocchiarsi davanti a tutte le persone povere, vittime di violenze, sfruttate, calpestate. E questo segno dell'inginocchiarsi che richiama il movimento negli Stati Uniti a difesa delle persone nere, ma a difesa di chi è stato ucciso anche in questo modo, del diritto delle persone più calpestate, Black Lives Matter, credo che sia una cosa seria. Servirà? Non servirà? Qualcuno dice non serve a niente. Io credo che ci sono dei gesti in un momento così importante che sono significativi. Il razzismo è ancora molto presente, e allora pensiamo alle Olimpiadi del 68, quando gli atleti Tommy e John Carlos, i due che hanno messo il pugno nero, hanno segnato la storia. Ma volevo ricordare anche un episodio che ci tocca un po' da vicino. Noi qui nel VCO, la nostra Giuliana Sgrena mi raccontava, quando era rapita in Iraq c'erano molte manifestazioni, e un giorno, una domenica, anche Francesco Totti è entrato in campo con la maglietta Giuliana Libera. Un rapitore che custodiva Giuliana è andato da lei a dire: ma allora tu sei proprio una persona importante se anche Totti ha messo la maglietta in tua difesa. Allora, è servito, non è servito? Sicuramente è servito a usare questo spazio mediatico importante a dare un messaggio. E allora speriamo che anche i simboli possano toccare un po' la coscienza. Ne abbiamo davvero tutti bisogno. Where are we? What the hell is going?